Era uno studente già brillante, molto brillante al liceo, ha avuto una carriera molto importante, nel senso che è stato uno di quegli studenti usciti dal nostro liceo che si sono vinti un posto alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Scusate se è poco. Per dire che veramente in questo liceo noi nel corso degli anni abbiamo avuto molti studenti che hanno fatto delle splendide carriere scientifiche e anche non scientifiche, ma in particolare che si sono distinti proprio alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Quindi questo è anche un augurio per gli studenti di oggi che possono sempre pensare di emulare i loro predecessori. Sabbia si era laureato in filosofia, poi si è dedicato in modo particolare allo studio della filosofia della scienza, della storia della scienza, ha ampliato largamente i suoi interessi, se vi dico il curriculum ci metto un po', quindi lo abbrevio, si è molto dedicato proprio allo studio della storia della scienza, della storia della fisica, sia nel periodo del 500-600 sia soprattutto nell'800 e nel 900. Quindi la filosofia della scienza tra l'800 e il 900 è un periodo che offre grandissime prospettive di approfondimento e anche lui si è dedicato e ha lavorato tanto per questo. In questo momento lavora all'Università di Pisa, lavora al Museo della Scienza di Firenze, ha una serie di incarichi. Ho detto abbastanza? Io sono molto emozionato di essere qui, intanto ringrazio gli organizzatori per avermi invitato perché quest'anno sono 20 anni dalla mia maturità. Tornare qui questa volta da relatore, insomma, è sempre un momento particolare. L'ultima volta che io sono stato qui, seduto al tavolo c'era Franco Malerba, era venuto il primo astronauta italiano che aveva partecipato alla prima missione dello Shuttle, siamo a metà degli anni 90, era stato sulla vecchia stazione spaziale Mir, quella sovietica, non c'era ancora la stazione spaziale internazionale, ed era venuto a incontrare noi studenti dello scientifico per presentare, per raccontare la sua esperienza. Quindi questa 20 anni dopo, insomma, trovarsi qui da questo lato del tavolo, insomma, è abbastanza emozionante, oltre al fatto di rivedere i luoghi dove ho trascorso davvero alcuni degli anni più belli, più intensi, ma anche più belli della mia vita scolastica, ma in generale della mia vita, e sono molto contento di essere qui oggi, di avere occasione di parlarvi un pochino di Hawking e in particolare della scommessa che Hawking ha fatto, una delle scommesse che ha fatto e che ha perso, perché Hawking era famoso per le sue scommesse perse, al punto che Brian Greene, un grande fisico teorico e divulgatore non solo del lavoro di Hawking ma in generale della fisica teorica, dei principali lavori della fisica teorica, scherzando una volta, quando era ancora vivo Hawking, aveva detto al World Science Festival a New York, i fisici teorici sono molto ottimisti quando Steven scommette contro qualcosa, perché sono, insomma, ormai la leggenda metropolitana è che Steven porti bene a tutti i ricercatori contro cui scommette. Aveva anche scommesso che non sarebbe stato trovato mai il bosone di Higgs, almeno Higgs vivente, e ovviamente ha perso la scommessa, $100, ci sono le foto in cui ha scommesso $100, che non sarebbe stato trovato il bosone di Higgs. Io ero molto preoccupato di non riuscire in poco tempo a dire un po' tutte le cose che mi ero preparato, ma grazie agli interventi precedenti, le slide iniziali, posso tranquillamente scorrerle e, insomma, questo mi permette di essere un po' più tranquillo. In ogni caso ho dato a disposizione la versione PDF della presentazione, la versione estesa, perché chiunque sia interessato ad approfondire possa, insomma, vedere nel dettaglio
i materiali che ho preparato. Non mi soffermo su quello che il professor Boselli ha già detto, semplicemente direi, ecco, rispetto a quello che lui vi ha fatto vedere, questa è la formula del tempo di evaporazione di un buco nero, che è strettamente legata a quello che il professor Boselli vi ha mostrato prima. Vedete che il tempo di evaporazione è proporzionale, direttamente proporzionale al cubo della massa del buco nero. Quindi più si riduce la massa del buco nero e più si riduce il tempo di evaporazione, ovvero il buco nero evapora più velocemente. E come ha spiegato benissimo il professor Boselli parlando della temperatura di un buco nero, più la massa si riduce, più il buco nero è piccolo, caldo e evapora ed emette più radiazione di Hawking. Cosa che potrebbe sembrare controintuitiva, ma si può vedere anche da un altro lato. Quindi non è soltanto una questione di correlazione tra massa e temperatura, ma da un certo punto di vista un buco nero più piccolo è un buco nero più ordinato. Abbiamo visto prima, abbiamo parlato dell'entropia di un buco nero che è direttamente proporzionale alla sua superficie. In un certo senso un buco nero più piccolo è un buco nero meno entropico, più ordinato. Ma noi sappiamo dal secondo principio della termodinamica che gli stati più probabili verso cui evolve un sistema fisico sono quelli a maggiore entropia, non a quelli a minore entropia. Quindi un buco nero che evapora e riduce la sua massa sta in qualche modo violando, diciamo così, tra virgolette, il secondo principio della termodinamica, o perlomeno il buco nero diminuisce in entropia, aumenta in qualche modo, che poi cercheremo di specificare meglio, di ordine. E quindi per poter compensare, secondo il secondo principio della termodinamica, questa riduzione di entropia deve emettere più radiazione, perché l'entropia che si genera al suo esterno deve essere maggiore, in modo che il bilancio complessivo sia maggiore di zero, perché l'entropia deve sempre alla fine crescere. Quindi anche questo è un modo per vedere l'evaporazione dei buchi neri da un altro punto di vista, che è quello più propriamente della termodinamica dei buchi neri. Non torno sulla struttura dei buchi neri classici e invece rotanti, se non per aggiungere il fatto che esiste intorno al buco nero, che non è assolutamente nero, se potessimo osservarlo dall'esterno non ci apparirebbe assolutamente nero, ci apparirebbe luminosissimo, perché esiste un'area, la fotosfera appunto, intorno all'ergosfera, che è già stata trattata, dove i fotoni che sono o riflessi o piegati dalla gravità del buco nero o quelli prodotti dalla radiazione di Hawking si assommano e formano una sorta di regione luminosissima intorno al buco. Quindi un buco nero in realtà appare come un oggetto estremamente luminoso. Abbiamo già trattato dell'equazione che lega l'entropia all'area di un buco nero, qui la ricordo brevemente, e diciamo veniamo un attimo più nel dettaglio riprendiamo il discorso del paradosso dell'informazione che è stato già anticipato. Appunto, come diceva il professor Boselli, fino agli anni 70 i buchi neri erano immaginati, supposti, secondo la teoria della relatività generale, essere assolutamente non in grado di emettere alcunché, è soltanto di assorbire materia ed energia e non di emetterla. E conformemente alla relatività generale, dopo il collasso che produce il buco nero, tutta l'informazione contenuta nella materia che si trova all'interno del buco nero dovrebbe essere per sempre perduta o comunque confinata al di là dell'orizzonte degli eventi. Non dovrebbe essere possibile in alcun modo
estrarre questa informazione per noi che siamo al di qua dell'orizzonte degli eventi. Quale, diciamo, sono almeno due i problemi che si pongono rispetto agli assunti fondamentali della fisica, cioè i principi di conservazione dell'energia e, come vedremo, anche dell'informazione. Cosa succede quando c'è il collasso gravitazionale e che crea un buco nero? Che stati iniziali assolutamente diversi, quindi materie completamente diverse, che hanno stati completamente differenti, evolvono in un unico stato indifferenziato, che è quello del buco nero. E questo ha una conseguenza, cioè viola un principio di conservazione dell'informazione. Cioè, noi stati completamente diversi vanno a convergere su uno stesso stato finale omogeneo che sembrerebbe far perdere completamente l'informazione di origine. E secondo problema correlato, la radiazione che di Hawking, il cui meccanismo di produzione vi ha già illustrato il professor Boselli, dovrebbe essere completamente indipendente da ciò che sta dentro il buco nero. Dovrebbe cioè essere semplicemente prodotta dall'azione, dalle fluttuazioni del vuoto, quantistiche del vuoto, intorno all'orizzonte degli eventi, ma non dovrebbe avere alcuna relazione con la materia che sta dentro il buco nero, se non semplicemente con la sua massa, ma senza alcun altro tipo di relazione causale. E anche questo però è un problema, perché se c'è totale indipendenza tra la radiazione di Hawking e la materia e l'informazione è contenuta dentro il buco nero, non si capisce come al momento dell'evaporazione di un buco nero questa informazione che destino abbia. E come faccia la radiazione di Hawking a essere in qualche modo correlata con il contenuto, mettiamolo tra virgolette, del buco nero. Il dubbio che a Hawking viene ad un certo punto è che la radiazione possa essere quantisticamente correlata in fisica quantistica si dice entangled, da un termine inglese, cioè, ora magari brevemente dico che cosa significa, comunque correlata con quello che succede sull'orizzonte degli eventi e quindi con quello che succede all'interno del buco nero. In qualche modo l'informazione attraverso questo entanglement, attraverso questa correlazione quantistica, deve poter sfuggire, arrivare a noi in qualche modo attraverso la radiazione di Hawking. E questo è il punto su cui Hawking comincia a riflettere, perché altrimenti ci sono delle violazioni gravi ai principi di conservazione che ci permettono di fare fisica, sia a livello della relatività generale che quello della meccanica quantistica. Cosa vuol dire entanglement? Quando il professor Boselli parlava delle due particelle che si generano nel vuoto e poi una va verso il buco nero e l'altra sfugge dall'orizzonte degli eventi, quelle due particelle in realtà non si comportano come due entità distinte, anche se hanno caratteristiche simmetriche opposte, una energia positiva, l'altra energia negativa. Si comportano come un unico oggetto. È una cosa fortemente controintuitiva, cioè si comportano come se mantenessero una relazione tra di loro, una comunicazione, che però non è una comunicazione causale, perché qualunque, noi sappiamo dalla relatività generale, qualunque comunicazione, qualunque trasmissione di informazione deve avvenire in una, con una velocità che ha al massimo quella della luce, quindi in un tempo, in un determinato tempo finito. Mentre qui sembra di essere di fronte a delle interazioni istantanee. Io, se misurassi o modificassi lo stato di una parte della particella che esce dall'orizzonte degli eventi, immediatamente, istantaneamente, avrei una modifica correlata con quella che invece non sfugge all'orizzonte degli eventi. Come se fossero semplicemente due estremità di uno stesso oggetto legato da un filo. Vedremo che
per spiegare questo fenomeno non è sufficiente pensare al nostro spazio tridimensionale o anche quadridimensionale per poter dare conto di questa macro località, cioè questo oggetto che può essere fatto da particelle molto distanti tra loro ma che agiscono e si comportano come un unico oggetto. E diventa subito chiaro a Hawking, ma anche a chi si muove subito sulle sue orme, che risolvere il problema, il paradosso dell'informazione, non è un aspetto, uno degli aspetti dello spiegare come funzionano i buchi neri e quindi mettere insieme meccanica quantistica e relatività generale, ma è una formulazione diversa dello stesso problema, cioè capire come l'informazione si conserva e capire come funzionano i buchi neri davvero, come sono strutturati, e in qualche modo come vederli in trasparenza, renderli non neri rispetto a noi, e questa cosa è equivalente a unificare relatività generale e meccanica quantistica. Quindi i buchi neri rappresentano un laboratorio sia teorico e anche sperimentale, come vedremo, per l'unificazione di gravità e altre forze fondamentali. La gravità è spiegata dalla migliore teoria che finora abbiamo a disposizione, la relatività generale. Le altre interazioni fondamentali dalla meccanica quantistica. Al momento noi abbiamo fortissime difficoltà a unificare in una teoria organica queste due cose. Una che governa soprattutto i fenomeni macroscopici, la gravità, e la meccanica quantistica che invece governa le interazioni e i fenomeni microscopici. Quindi i buchi neri sono il punto di unione di queste due branche della fisica. Ed eccoci alla scommessa e ai suoi protagonisti. Hawking, Kip Thorne, che è già stato nominato, e John Preskill, che nel 97 fanno una scommessa sul fatto che l'informazione si conservi o meno all'interno di un buco nero e che possa essere recuperata o meno attraverso la radiazione di Hawking. La tesi di Hawking e Thorne inizialmente è contro la possibilità di recuperare l'informazione. Quindi Hawking inizialmente è assolutamente convinto che l'informazione vada perduta, irrimediabilmente perduta, perché ragiona sulla base della relatività generale e tiene fermo il punto della relatività generale. Quindi è da lì che parte, guarda il problema dalla relatività generale. E sia lui che Thorne sostengono che sia la meccanica quantistica a dover essere ripensata, riformulata, per andare incontro al fatto che si perda informazione. Quindi questo è l'assunto di base da cui partono. Preskill parte, rovescia esattamente il problema, dice no, non è la meccanica quantistica a essere difettosa o a essere una teoria incompleta. La meccanica quantistica funziona benissimo e ci permette di spiegare tutti i fenomeni del micromondo e le interazioni fondamentali. Il problema semmai è sul lato della relatività generale, cioè la teoria classica nel senso che lavora sul continuo di Einstein, deve essere ripensata in chiave quantistica, va quantizzata la teoria della gravitazione, altrimenti non riusciamo a spiegare come l'informazione si conservi e possa essere trasmessa attraverso la radiazione di Hawking. Leonard Susskind è un professore di fisica teorica americano che ha sempre lavorato in una chiave di grande unificazione. Lui è un fan della possibilità di arrivare ad una teoria unificata. Vedremo che ha anche una posizione di pontiere, paciere tra le principali teorie rivali sulla fisica fondamentale, e quindi già allora propone una soluzione al paradosso.
che è mutuata dal principio di complementarità. Principio di complementarità nell'esposizione tradizionale della meccanica quantistica è quello, esempio classico, che si racconta il fatto che una particella si comporti contemporaneamente come un'onda e un corpuscolo, a seconda di come venga osservata e di come venga, appunto, e degli esperimenti che si fanno con questa entità. Susskind estende il principio di complementarità a ciò che succede alla materia incaduta in un buco nero e dice: da un punto di vista dell'osservatore esterno, un gas tipicamente, o comunque la materia che cade in un buco nero, varca o non varca, quindi tenendo insieme, come nella meccanica quantistica, i due stati sovrapposti, quindi varca o non varca l'orizzonte degli eventi, dipende dal punto di vista. Dal punto di vista dell'osservatore esterno, ovviamente qua ci muoviamo nell'ambito della teoria delle stringhe, le cosiddette teoria delle stringhe, su cui poi tornerò. Un osservatore esterno vedrebbe le stringhe elementari che costituiscono queste cordicelle teoriche a più dimensioni che vibrando in modi differenti producono le varie particelle elementari, vedrebbe le stringhe che costituiscono i mattoni elementari della materia dilatarsi sull'orizzonte degli eventi come delle guaine, come delle superfici che lo avvolgerebbero interamente. Tale è la deformazione che avrebbero sull'orizzonte. E sull'orizzonte degli eventi si manterrebbe tutta l'informazione. Cioè, per un osservatore esterno, in realtà, la materia non varca mai l'orizzonte degli eventi. E si dispone in maniera, vedremo, olografica, ora ci arriverò, sulla superficie dell'orizzonte. Dal punto di vista invece della materia incaduta, si varcherebbe l'orizzonte degli eventi senza particolari fenomeni di soglia, cioè senza particolari cesure tra il momento prima di entrare nell'orizzonte e il momento dopo. Cioè, Einstein già diceva che non c'è un vero e proprio confine, il confine tra il buco nero e lo spazio circostante è semplicemente dato dal fatto che la luce non può sfuggire al di là dell'orizzonte degli eventi, ma non ci sono fenomeni particolari di soglia. Quindi tu, dal punto di vista dell'osservatore esterno, tutta l'informazione contenuta nel buco nero è conservata sulla superficie, che è l'unico oggetto del buco nero che per l'osservatore esiste. Non è possibile, per definizione, vedere la singolarità. E la materia che cade verso il buco nero, in realtà, un osservatore esterno la vedrebbe rallentare sempre di più, man mano che si avvicina all'orizzonte, fino ad arrestarsi, congelarsi sull'orizzonte. Redshift vuol dire appunto lo spostamento verso il rosso. Si vedrebbe a livello, cioè la lunghezza d'onda della luce di un oggetto che ci arrivasse caduta sul buco nero, si verrebbe sempre più stirata, per cui noi vedremo questo oggetto sempre più, oltre a essere deformato, rosso e sempre più congelato, come se il tempo si fermasse. Quindi da un punto di vista esterno nulla entra nel buco, semplicemente si ferma, si arresta sull'orizzonte. E l'evaporazione non cambia questo stato di cose, quindi l'informazione si conserva anche in un buco nero che gradualmente evapora, e la radiazione di Hawking ci restituisce, sia pure in forma caotica, vedremo, disordinata, l'informazione distribuita lungo la superficie dell'orizzonte degli eventi. E quindi fenomeni indescrivibili che si trovano al centro della singolarità hanno un correlato all'esterno sull'orizzonte degli eventi che è descrivibile, perché noi possiamo osservare teoricamente che cosa succede e possiamo dalla radiazione di Hawking avere informazioni sulla materia che è caduta o che si è depositata, no? Dal nostro punto di vista sull'orizzonte degli eventi.
Questa è un'immagine del 2004, Preskill ritira da Hawking la promessa enciclopedia del baseball, The Ultimate Baseball Encyclopedia, come premio per la scommessa di vita. Questa è una battuta che Hawking insomma, ha fatto anni dopo, cioè avrei dovuto in realtà essere rigoroso, consegnare a John le ceneri dell'enciclopedia o l'enciclopedia triturata, perché in realtà provare a ricavare informazione dalla radiazione di Hawking sarebbe come provare a leggere, ricostruire l'enciclopedia caduta nel buco nero dai suoi minuti pezzettini, provare a rincollare il testo e ricostruirlo, perché i neri sono oggetti aleatori, appunto, hanno un'entropia, hanno un grado di disordine. L'informazione che si codifica sulla superficie del buco nero non è codificata in maniera ordinata, ma è scombinata, ricomposita, disordinata, e quindi ci verrebbe restituita come una sorta di rumore, una sorta di rumore da cui dovremmo provare a fare moltissimo lavoro, nel senso fisico del termine, quindi molto dispendio di energia, per provare a ricostruire l'informazione. Gerhard Toft è un fisico teorico, ha proposto nel dettaglio il meccanismo con cui l'informazione viene codificata sull'orizzonte degli eventi. Breve parentesi, perché giustamente mi è stato detto non dare per scontato, non parlare di informazione così come se fosse una grandezza come tutte le altre. L'informazione ovviamente in fisica è strettamente legata all'entropia, di cui abbiamo già parlato. E fisicamente, da un punto di vista oggettivo, diciamo così, esistono energia ed entropia. Non esiste l'informazione come entità fisica a sé stante. L'informazione è un concetto sempre relazionale. Se c'è informazione perché c'è qualcuno in grado di codificarla o decodificarla. Quindi informazione rimanda al messaggio e rimanda al fatto che un osservatore può estrarre dati, può estrarre variabili di stato da un sistema. L'entropia che cos'è? È il grado di disordine, si dice, no? In termodinamica di un sistema, ma è anche il grado di complessità di un sistema. Tant'è vero che più un buco nero ha un orizzonte ampio, cioè ha più massa nella sua singolarità, più maggiori sono, come vedremo, gli stati probabili che si possono trovare sul suo orizzonte. Quindi più complesso è come oggetto, ecco perché è più entropico. È più complicato, più complesso anzi. E quindi più il sistema è complesso, maggiore la nostra ignoranza su quel sistema, cioè maggiori sono le variabili di cui noi dobbiamo tenere conto per comprendere, per descrivere quel sistema. Ecco dove entra in gioco l'informazione e come si lega con l'entropia. La tesi di Toft è che si possa sempre descrivere l'informazione, come l'abbiamo appena definita, che è contenuta in uno spazio nd, di n dimensioni, su una superficie, chiamiamola così, con una dimensione di meno. Questo è il principio olografico. Tutti noi in tasca abbiamo le banconote con gli ologrammi. Gli ologrammi sono oggetti bidimensionali che codificano informazioni tridimensionali. Questo è quindi una lente olografica, tipicamente uno schermo olografico fa questo. Permette di ricostruire un oggetto tridimensionale codificando le sue informazioni in due dimensioni. E quindi, per il fatto che l'entropia dipende solo dalla superficie, Toft immagina che l'orizzonte degli eventi di un buco nero sia strutturato così, ovviamente con una metafora informatica dietro, ovvero che, poi vi dico appunto dell'area di Planck,
si possa immaginare a livello quantistico come se in realtà la sfera dell'orizzonte degli eventi fosse fatta da dei pixelini elementari, non sia cioè una superficie continua, ma fatta da granuli elementari, da superfici elementari, dell'estensione dell'area di Planck, cioè il quadrato della lunghezza di Planck. Ora vi dico appunto che cosa si intende. Ma intanto diciamo che perché questa struttura? Perché per esempio non dei quadratini? Perché sono quattro i gradi di libertà, come si dice in fisica, cioè gli stati fondamentali, le variabili fondamentali che possono essere codificate. E quindi, dal momento che devono essere, questa superficie deve essere suddivisa in superfici elementari uguali, questa è la soluzione, diciamo, grafica dei triangoli. Ogni quattro aree di Planck noi abbiamo un'unità fondamentale di entropia, cioè di informazione. Quindi 4 bit per proseguire con l'analogia informatica, che però, attenzione, io dico analogia, ma in realtà è presa molto sul serio da chi sostiene il principio olografico, cioè si parla proprio di informatica dei buchi neri, in maniera molto concreta. E quindi il numero massimo di bit ovviamente è dato dall'area dell'orizzonte degli eventi diviso la superficie elementare di Planck. Vi dicevo delle variabili elementari che si chiamano appunto unità fondamentali di Planck: lunghezza, massa, tempo e carica. Manca la temperatura, perché nella scala di Planck la temperatura è una temperatura massima, non è una grandezza minima elementare. È la massima temperatura raggiungibile in natura, di fatto coincidente con la temperatura del Big Bang iniziale, quando praticamente la fisica che conosciamo viene meno. Mentre queste sono le grandezze elementari, cioè non può esistere una lunghezza, una massa, un tempo, una carica più piccole di queste. E quindi ecco perché le unità fondamentali di codificazione sull'orizzonte degli eventi. Ma in realtà il principio olografico dice di più, ovvero che quanto detto per l'orizzonte degli eventi di un buco nero può essere esteso intanto a qualsiasi sistema fisico tridimensionale che può essere codificato in due dimensioni. Ma a maggior ragione si può pensare l'orizzonte cosmologico, quello che noi chiamiamo universo osservabile, cioè si diceva prima lo spazio-tempo si espande e si espande con una velocità proporzionale, questa è la costante di Hubble, di cui avrete sicuramente sentito parlare, e la distanza rispetto all'osservatore. Quindi le galassie si allontanano, tra virgolette, da noi che le osserviamo a una velocità direttamente proporzionale alla loro distanza. In realtà appunto è lo spazio che si espande intorno a loro. E il limite oltre il quale ciò che noi osserviamo nell'universo diventa inaccessibile, perché si allontana da noi a velocità superiori a quelle della luce, e non è un'impossibilità, perché non si sta parlando appunto di oggetti che si spostano nello spazio, si sta parlando di spazio che si espande, quindi non c'è violazione della relatività generale. Lo spazio può espandersi tranquillamente a velocità superiori a quelle della luce rispetto all'osservatore. Anche questo orizzonte si comporta come l'orizzonte degli eventi di un buco nero, ma per certi aspetti in maniera speculare. Tra l'altro, appunto, l'orizzonte ultimo, se noi potessimo accedervi, se potessimo vederlo, coinciderebbe con la superficie opaca dell'universo quando la radiazione si è separata dalla materia. Prima non riusciremo a vedere nulla, no? Ed è il famoso fondo di radiazione cosmica di cui si è già parlato. Noi lo percepiamo come una radiazione a microonde, come se fosse stirata dall'espansione dello spazio-tempo. In origine era una radiazione invece ad altissima frequenza, ma noi la percepiamo dilatata.
raffreddata, per così dire, dall'espansione. E per di più, come saprete, l'orizzonte in realtà non si sta allontanando da noi, l'orizzonte dell'universo osservabile, a velocità costante, ma a quanto pare l'espansione dell'universo è accelerata, quindi leggermente accelerata. Quindi c'è una costante cosiddetta cosmologica positiva, la famosa energia oscura, forse coincidente con la stessa energia del vuoto di cui si parlava, che in qualche modo fa sì che lo spazio non solo cresca di dimensioni e si espanda, ma lo faccia anche con una velocità accelerata. Per cui noi nel futuro, nel remotissimo futuro, vedremo sempre meno galassie intorno a noi. Per certi aspetti, l'orizzonte cosmologico è un orizzonte degli eventi rovesciato. Cioè, un osservatore che fosse vicino all'orizzonte, quindi prossimo all'orizzonte, guardando verso il centro ovviamente relativo rispetto al punto di osservazione, vedrebbe le stringhe che costituiscono le particelle elementari dilatarsi e, come dire, avvolgere l'intera superficie dell'orizzonte, come avviene dall'esterno per il buco nero, per la materia incaduta. E eventi tridimensionali, cosiddetti infrarossi, cioè a bassa energia, compresa la stessa radiazione di fondo, cosmica di fondo, verrebbero percepiti sull'orizzonte cosmologico come eventi bidimensionali ad alta frequenza, ad alta energia. Esattamente il contrario di quello che avviene, speculare, di quello che avviene sull'orizzonte degli eventi di un buco nero, dove eventi invece ad alta frequenza, alta energia, che avvengono all'interno della singolarità, all'interno del buco, che noi non possiamo vedere, a cui non possiamo accedere, vengono invece rappresentati, sono a noi accessibili, come eventi a bassa frequenza e a bassa energia sull'orizzonte esterno. Ed è interessante questa specularità, no? L'orizzonte degli eventi di un buco nero in qualche modo è un oggetto che sarebbe necessario oltrepassare la velocità della luce per sfuggirgli, per non entrarci. Mentre l'orizzonte cosmologico, all'opposto, è un orizzonte che si allontana alla velocità della luce per poterlo in qualche modo per poter sfuggire, oltrepassare, anche qui bisognerebbe superare la velocità della luce, ma per sfuggire verso l'esterno in questo caso. E abbiamo un'interessante analogia, forse qualcosa anche di più di un'analogia. Forse stiamo considerando lo stesso fenomeno dall'interno e dall'esterno. Questa è una delle ipotesi che Hawking ha messo in campo, e cioè che un buco nero in realtà altro non sia che un altro universo, visto dall'esterno. Cioè, ciò che per noi appare come un buco nero, in realtà per un osservatore all'interno sarebbe un altro universo. E questa immagine ci fa anche intuire a livello visivo cosa si intende quando si dice, esponendo, no, parlando di cosa dovrebbe accadere all'interno, oltrepassato l'orizzonte degli eventi di un buco nero, si dice di solito che il tempo e lo spazio si scambiano di posto, si scambiano di ruolo. Beh, qua abbiamo una rappresentazione spaziale che in realtà è una rappresentazione temporale. Cioè, se noi attraversiamo questo spazio, in realtà stiamo andando dall'epoca primordiale dell'universo verso l'universo attuale, cioè in realtà è un viaggio temporale. Quindi questo ci aiuta a capire intuitivamente cosa potrebbe esserci dall'altra parte. E questa è una delle ipotesi che Hawking ha messo in campo. Il famoso buco bianco è una soluzione prevista dalla relatività generale, ma è una soluzione problematica, perché è una soluzione che viola il secondo principio della termodinamica. È simmetrica, quindi rispetto al tempo,
Il buco bianco è un oggetto da cui la materia può solo uscire e non entrare, all'opposto del buco nero, ma è un oggetto, quello che esce dalle equazioni della relatività generale, antientropico. Mentre in questo caso, immaginando che quello che nella relatività generale si chiama white hole, buco bianco, sia la singolarità del Big Bang, noi avremo invece una singolarità che aumenta la sua entropia, quindi perfettamente all'interno delle leggi dei principi fisici. Quindi questa è una delle ipotesi in campo. Il principio olografico può essere esteso, ed è stato esteso, per indicare, per provare a pensare, per provare a unificare la gravità a livello quantistico con le altre forze fondamentali. E se provate a immaginare che il nostro spazio quadridimensionale, dove agiscono le nostre particelle comuni, la fisica che noi siamo abituati a immaginare, in realtà sia la proiezione olografica, quindi con una dimensione di meno, di un universo a 5 dimensioni. A 5 dimensioni dove invece abbiamo le famose superstringhe. Ovviamente questa è una soluzione, un'ipotesi, che però pone dei problemi, non da poco, perché nella teoria classica delle superstringhe noi abbiamo 11 dimensioni, per funzionare ha bisogno di 11 dimensioni, di cui 4 macroscopiche, le 3 spaziali e il tempo, e 7 microscopiche, quindi in qualche modo invisibili perché ripiegate, no? In qualche modo noi non possiamo accedere a queste dimensioni extra. E l'unico modo per poter conciliare queste due cose è che a un livello 5D superiore, a partire dalla quinta dimensione, quelle che a noi sembrano dimensioni microscopiche, in realtà diventino le proiezioni olografiche di dimensioni macroscopiche, estese, in modo da poter spiegare perché la gravità è così debole, è una forza così debole rispetto alle altre, perché agisce anche su altre dimensioni macroscopiche, non solo sulla nostra, sulle nostre quattro. Ora, brevemente, questo per dire che il principio olografico, che non è una teoria completa, è un'ipotesi, in filo, in divenire, si inserisce in un dibattito molto acceso fra varie teorie concorrenti, la teoria delle stringhe, quella della cosiddetta loop quantum gravity, che nel quale non entro, ma che hanno tutte in comune il problema, e i buchi neri tornano prepotentemente come oggetti che uniscono questi due problemi. Il livello della relatività generale, il livello della gravità, è quello della struttura discreta, appunto, come dicevo prima, granulare dello spazio-tempo. Quindi il principio olografico si inserisce in questo dibattito e prova in qualche modo a tenere insieme questi due livelli. Brevissimamente mi avvio alla conclusione. Vi ho messo, perché Kip Thorne è stato il grande protagonista come consulente scientifico del film Interstellar, è stato lui praticamente a consigliare Christopher Nolan in ogni aspetto del film. Questa è la prima rappresentazione realistica di un buco nero, come noi lo potremmo vedere a sufficiente distanza di sicurezza. Quindi vedete la fotosfera, vedete l'estrema deformazione, l'effetto lente gravitazionale, per cui il disco di accrescimento viene visto anche intorno al buco nero. E questa è davvero un'immagine realistica, quella dell'inizio della prima slide è un'immagine teorica, è un'immagine in qualche modo didattica, ma non è esattamente corrispondente all'aspetto di un buco nero. Questo è Kip Thorne che scrive alla lavagna, quindi non è stato Michael Caine a scrivere quelle formule, è stato Kip Thorne. Perché vi ho messo questa frase? Vi ho messo questa frase di Hawking perché si lega direttamente alla frase del nostro convegno. Perché lui, ovviamente scherzando, parlava ovviamente delle difficoltà che un fisico teorico può incontrare e il fatto che bisogna sempre cercare
una via d'uscita, la ricerca non deve mai fermarsi, anche se si ha l'impressione di trovarsi in un buco nero. Lui parlava delle difficoltà senza uscita, apparentemente, no? I paradossi e le difficoltà della fisica teorica. Ma si riferisce anche alla radiazione di Hawking e si riferisce anche alle ipotesi su cosa ci potrebbe essere al di là dell'orizzonte degli eventi di cui parlavo prima. E questo, giusto per concludere, insomma, visto che abbiamo parlato di causalità e correlazioni causali, ecco, questo è un classico esempio di non correlazione causale, però sono coincidenze che divertono gli storici della scienza, insomma, con cui gli storici della scienza giocano. Vi ringrazio.